In questo video ci accingiamo a discutere di procedure di stampanti di codici a barre di lavoro. Qui stiamo parlando di stampante termica e stampante laser. Stampante termica è una stampante che utilizza il calore per trasferire un'impressione su carta. Stampante laser è una stampante che utilizza un fascio di luce concentrato o di trasferire il testo e le immagini su carta. O in altre parole, una stampante che utilizza la tecnologia laser per stampare immagini sulla carta. Diversi tipi di rotoli sono utilizzati in stampante termica. Come cambiare rolli in stampante termica? Questo è quello che stiamo andando a sostituire. Rimuovere quello esistente. Questo scivola appena aperta e regolare l'altro. Inserire questo tiro in queste tacche nere da linea non troppo largo o troppo stretto non rotante. Quando la stampante correttamente è pronta per l'uso, la luce cambia rosso al verde. Ora la stampante è pronta per l'uso. Abbiamo progettato questo codice a barre utilizzando DRPU Barcode Software. Dare comando di stampa. Ecco i codici a barre vengono stampati. Stampa su un'alta varietà di supporti magazzino. Fogli di etichette sono necessari per la stampa di codici a barre con stampante laser. Fogli di dimensioni un'etichetta diversa sono facilmente reperibili sul mercato. Scegli il suo foglio di etichette. Mettete i fogli di etichette in stampa. Dare comando di stampa. Ecco i codici a barre vengono stampati. Flessibilità e basso costo fanno strato forma etichette una scelta eccellente per la stampa on site, on demand. Grazie per la visita.